Oggi iniziamo una nuova rubrica, Cosplay Duel. Non sono uno che ama molto il cosplay, sono sincero, però so che molti di voi lo apprezzano e quindi ho pensato di fare qualcosina, sempre collegato agli anni 80, e di provare a fare un gioco insieme. Ho scelto un po' di foto che ho trovato in giro per la rete, vi faccio una mini presentazione del personaggio e poi potete votare il personaggio che preferite. Alla fine del video vi metto la mia scelta e nel frattempo vi faccio un po' di commenti sulle varie foto. Vediamo un po' se riusciamo a divertirci insieme. Cominciamo! Oggi parliamo di April O'Neil, la protagonista femminile delle storie del cartone animato, in particolare delle Tartarughe Ninja. Molto molto simpatica, intelligente, abile e curiosa e molto molto sexy. April aveva un aspetto appariscente non solo perché era una ragazza alta e bella, ma anche perché aveva questa tuta gialla così caratteristica. Sono sincero, quando ero ragazzino avevo una mezza cotta per April, mi piaceva davvero tantissimo e tutt'oggi è uno dei miei personaggi femminili dei cartoni americani preferiti. April ebbe una trasposizione in giocattolo nella prima wave delle Tartarughe che non le rendeva assolutamente giustizia. Ebbe diverse incarnazioni in cartoni, fumetti, eccetera, eccetera, ma l'unico che per me vale veramente è quello del cartone animato. Ci furono poi film che furono molto carini come film, ma April per me fu una grande delusione. Nel primo film c'era questa attrice, nel secondo e nel terzo addirittura cambiò l'attrice che interpretava April. E forse era persino peggio. Nessuna delle due comunque le rendeva veramente giustizia. Non parliamo poi di questa ciofeca, di questa ragazzina della penultima serie uscita, che per me non esiste, e ancora peggio questa porcheria che è uscita di recente, dove April addirittura non ha più neanche il suo solito aspetto fisico. A me questa cosa di cambiare le razze dei personaggi mi fa veramente incazzare. Non perché ci sia un problema di razzismo, ma non capisco perché devi prendere un personaggio che nasce in un modo e trasformarlo completamente in qualcos'altro. Allora fai un personaggio nuovo, fai prima. Questa è April. Una ragazza con un viso dolce, femminile, molto bella, coi capelli di media lunghezza, la sua classica tuta gialla, la telecamera sempre a portata di mano. Aiuta le sue amiche tartarughe, è molto coraggiosa perché comunque riesce a affrontare pericoli di un certo livello. E poi, come abbiamo detto, è molto bella, molto molto sexy, come potete vedere. Vediamo un po' le foto che sono riuscito a trovare. Commentiamole insieme. Numero 1. Qui abbiamo una ragazza molto carina, che però, come vedete, non va fisicamente. Non è abbastanza balconata, diciamo così. Scusate, ma April è così, quindi... Qui non ci siamo proprio. Niente da aggiungere. Semplicemente non ci siamo. Ecco, questa ha il viso adatto, credo. È molto carina, ha un viso dolce, femminile, però non è abbastanza formosa. Quest'altra ragazza non va di viso e non va fisicamente, secondo me. Questa invece è Angie Griffin, la conosco, è fin troppo formosa. Il costume non somiglia abbastanza e comunque ha un viso che non sta per niente bene ad April, diciamolo pure. Quest'altra è troppo piccoletta, semplicemente. Come vedete, come avrete visto dalle immagini, April è piuttosto alta. Questa poi c'ha troppi tatuaggi, ha i capelli che non vanno bene, non mi piace neanche la faccia, sinceramente. Questa ha un viso orientale e francamente la trovo fin troppo accattivante per April. Questa potrebbe andare abbastanza bene, c'è anche la telecamera giusta, ma anche in questo caso capelli e viso mi sembra che non vadano bene. Altra ragazza molto carina, ma non ci siamo, troppi tatuaggi, capelli sbagliati, niente da fare, anche troppo giovane forse. Questa ha un bel visino carino, ma non ci siamo fisicamente, anche la tuta è troppo larga. Questa sembra direttamente uscita da un film porno, senza offesa, ma davvero non ci siamo. Ecco, quest'altra potenzialmente ci va molto molto vicino, però anche qui, balconata, non ci siamo. Questa senza offesa, ma è troppo pacciarottina. Quest'altra sembra un putanun, quindi lasciamo perdere. Ecco, questa potenzialmente ci si avvicina molto, ma anche qua col viso non ci siamo, non abbastanza femminile, sembra più una pin-up che April. Questa, ragazzi, proprio
quanto di più lontano ci possa essere. Quest'altra potrebbe anche andare, ha un viso carino, ha il fisico adatto, la tuta somiglia molto, ha la scollatura. C'è qualcosa nel viso che non mi convince sinceramente, non la trovo abbastanza aggraziata. Ed eccovi la mia scelta, qui addirittura è stata ricreata l'ambientazione, guardate che roba, c'è anche Irma, l'altro personaggio femminile del cartone animato, fantastico. Questa qua è sicuramente la più adeguata, vedete, ha l'altezza giusta, è formosa al punto giusto, i capelli sono perfetti, il colore dei capelli va bene, ha un visino femminile ma astuto e dolce, ha anche ricreato delle belle ambientazioni e ha lo sguardo sbarazzino che immagino possa avere April. In quest'ultima foto me la vedo mentre cerca di trovare una soluzione per aiutare i suoi amici, le tartarughe ninja. E con questo ho finito. Ragazzi, spero che vi siate divertiti, che l'idea vi sia piaciuta. Ne faremo ancora. Votate pure il vostro cosplay preferito, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo. Ciao!